Corridoi vuoti e lavori in corso all'acquario di Genova. Da 28 anni è stata l'attrazione che ha rilanciato la città come destinazione turistica. Oltre 1 milione di visitatori l'anno solo per ammirare le vasche di uno degli acquari più grandi del mondo, il primo in Europa. La crisi del Covid ha colpito anche qui, 700.000 visitatori in meno del 2020 e blocco totale in questo periodo di feste. Negli anni scorsi, tra Natale e l'Epifania, si staccavano più di 40.000 biglietti alle casse, ora totalmente deserte, per un mancato guadagno che con eventi e cene aziendali supera il 1 milione di euro. E questo era un momento tra il 26 di dicembre e il 7 di gennaio, era molto frequentato, ma non solo era frequentato da visitatori, ma tanti eventi facevamo, oltre alla cena di Capodanno e quindi anche una messa facevamo interna di Natale, quindi era un momento di vita intensissimo. Oggi cerchiamo di mantenerci vivi con i nostri clienti attraverso i social, attraverso messaggi, attraverso la possibilità di vedere le nostre strutture anche con webcam e quant'altro, per non perdere il contatto, perché comunque gli animali ci sono, vivono bene e noi siamo disposti a farli vedere ai nostri visitatori anche via web. Acquario chiuso non significa che non ci siano pesci nelle vasche. Delfini, squali, foche e pinguini continuano la loro vita senza pubblico. Le scadenze della giornata sono dettate solo dagli orari dei pasti, con gli addetti che distribuiscono chili di pesce e verdure. Per quanto riguarda i mammiferi che mangiano pesce e i pinguini, all'incirca scongeliamo 100 kg di pesce al giorno. Per quanto riguarda invece i lamantini, che sono sempre mammiferi ma sono erbivori, arrivano ogni giorno all'incirca 100-120 kg di verdura fresca. La parte che riguarda gli animali e tutto quello che li riguarda costa circa 500.000 al mese, quindi diciamo 6 milioni all'anno. In più c'è tutto il resto che ha altri costi. Nonostante la chiusura già alle 9 di mattina, ci sono almeno una ventina di persone al lavoro nella struttura all'interno del porto antico e poi ci sono i costi di energia elettrica, insomma tutto quanto serve per mantenere l'acquario, compreso l'addestramento dei delfini e degli altri ospiti. Ogni giorno siamo qui con loro, li controlliamo, garantiamo loro la cibatura e ovviamente l'addestramento, che per loro è anche un motivo di interazione con noi, di variabilità, e viene fatto ogni giorno almeno con i delfini 6 volte al giorno, 3 con le foche, 2 con i pinguini e 2 o 3 con i lamantini. E nell'acquario di Genova, blindato dal Covid, anche in questi giorni di vacanze si continua a lavorare nelle vasche incessantemente. I sub si immergono per fare pulizie. Per loro non esistono giorni di festa. Allora, una testa.